Eccoci qua, ben trovati nuovamente a Tutta Musica con il Social Contest Io Resto a Casa, realizzato da NCG Television in collaborazione con webradioitaliane.it e selfietv.it. Benvenuti, quanti siete? Che piacere! Oh, Ciao, buonasera, ciao. che belle facce sorridenti! Ben trovata Francesca, ben trovato Michael, ben trovata Giovanna e benvenuto Michè. Che è il più Sì. esperto, sembra il più esperto di tutti, questo Michele. Attenzione perché questo social Oh, vede Michele aspetto. che a parte gli scherzi, abbiamo rotto un pochino il ghiaccio, iniziamo a Vabbè. conoscerci, Si fa una bella rotazione. Allora, Francesca Fiorenza, subito la prima domanda. Presentati, ti porto in primo piano, lo schermo è tutto tuo. Benvenuta. Chi sei, da dove chiami, se sei una cantautrice, un interprete, perché hai voluto partecipare al social contest Io Resto a Casa. Allora, sono Francesca Fiorenzo, ho quasi 15 anni e vengo da Savo in provincia di Taranto. Ho voluto partecipare a questo contest perché comunque per la questione Covid e visto che c'era anche tutta questa problematica dietro, ho deciso comunque di partecipare e anche di provare questa nuova esperienza. Sono un'interprete e niente. E sei tanto emozionata, eh? Allora, andiamo dall'altra amica, Giovanna Nisi. Ben trovata, Ciao. Giovanna. Dai, anche per te le solite domande. Allora, io mi chiamo Giovanna Nisi, vengo da Martina Franca in provincia di Taranto e ho deciso di partecipare a questo concorso proprio perché volevo rimettermi in gioco dopo questa lunga quarantena che un po' ha fatto sentire la mancanza del palco, naturalmente, a noi che magari vogliamo girare un pochino, vogliamo cantare. E nulla, canto da quando ho 9 anni e continuo a farlo e penso che continuerò fin quando non ce la farò più. Ok, Michè, eccoci a Michè, che te sei Ok. l'esperto del gruppo, si vede, dai. Michè, parlaci un pochino di te, dai. Niente, io comunque sono di Barletta e chi mi ha trascinato, diciamo, in questa situazione alla fine mi ha contattato Mario Greco e avendo già avuto modo a che fare, diciamo, con lui. Niente, io comunque sia alla fine sono un cantautore e che dire, comunque tutto ciò che faccio è frutto mio più che altro, ho un home studio da me. E scrivo, suono la, diciamo che ho iniziato a suonare la chitarra già dai tempi un po' giovani, insomma, perché sono un po' grandicello oggi. Però comunque sia, poi è nata questa situazione che a me piace, diciamo, scrivere e comporre, diciamo, creare una canzone più che altro. E dopodiché poi, vabbè, comunque ho esposto, diciamo, la mia prima canzone, ma ce ne ho tante. In effetti ultimamente mi sono Ho scritto un ultimo brano molto carino che magari se ci sarà modo poi vi farò anche ascoltare. E niente, tutto Lui qua, ha insomma, sì. Beh, voluto combinare tutto, Michele. Senti, ok, sì. passiamo a Michael un secondo. Vieni, Michael, parlaci un attimo di te, da dove ci stai Ok, chiamando? ciao a tutti. Ciao a tutti, vi chiamo da Imperia, in Liguria, vicino Sanremo, dalla bella Liguria. E io niente, ho deciso di partecipare a questo contest Io Resto a Casa per il semplice fatto che mi piace l'iniziativa di aiuto presso tutti gli ospedali e gli operatori sociosanitari, quindi l'iniziativa mi ha colpito. Poi essendo un cantautore, un artista, mi piace dare il mio contributo anche attraverso la mia arte. Ho scritto già un disco nel 2014 dal titolo Illusione d'Amore, presente su tutte le piattaforme digitali. Sono partecipato con questo nuovo singolo che non so se amarti per quanto riguarda il nuovo progetto e per far parte di questo contest Io Resto a Casa con Di questo nuovo questo singolo, il contest. nuovo Quindi progetto creato. abbiamo due cantautori e due interpreti, giusto? Sì. Eh già, Sì. sì. Dimenticato di dire che comunque qualcosina la ho. Tu Giovanna, hai detto? Io ho due pezzi andati a buon fine, quindi anch'io
Sono una piccola cantautrice. Oh, allora Francesca è la nostra interprete, eh? Diciamo così, una piccola cantautrice, una piccola interprete e due cantatori. Allora, la domanda sorge spontanea. Francesca, che Sì. cosa ti aspetta a questo social? Io partecipo comunque per mettermi in gioco, poi alla fine se riesco a portare a casa la vittoria è un buon punto d'arrivo, però comunque io cerco sempre di mettermi tanto in gioco. Giovanna, Francesca ha già detto che se vince. Te Giovanna? Non lo so, è comunque una scoperta. Io non ho fatto molte interviste, quindi è bello ritrovarsi così a scoprire gente nuova, a scoprire nuova musica. Anch'io mi aspetto una bella esperienza. Spero anch'io di vincere, però intanto ci si diverte, ci si mette in gioco e Intanto si vede ci un si po' quello che di buono riusciamo a prendere l'uno dall'altro. vero, vero, vero. È saggia, piccola ma saggia. Michael, l'hai trovata la posizione intanto? Te vuoi vincere? Cosa ti Sì, aspetta da guarda, questi social? io partecipo ovviamente per dare il mio contributo e poi perché mi interessava tanto la finale per i vari premi importanti che hanno proposto, quindi spero di vincere e portare a casa anche un valido premio, visto che comunque è molto allettante per noi artisti emergenti e cantautori. Michè, te hai già detto che vuoi far sentire le canzoni, no? Giustamente, giustamente. Cosa ti aspetti da questo social contest? Allora, diciamo che io comunque tutto ciò che faccio alla fine lo faccio perché a me piace personalmente, diciamo, sono comunque soddisfazioni mie proprie. Perciò diciamo che detto questo, insomma, non è che mi aspetto, cioè, come vada, insomma, più che altro, perché comunque io alla fine continuerò sempre a fare ciò che mi piace, cioè non mi aspetto niente, diciamo, non so, poi si vedrà, insomma, più che altro. È la grande passione, che comunque ti Già. farà continuare. E questo è lo spirito giusto. È lo spirito giusto. Senti, Sì. Francesca, perché dobbiamo votarti? Allora, io penso che comunque se le persone trasmetto qualcosa o se piaccio ed è un buon motivo. Alla fine sono felice di ricevere il loro mi piace. Ok, in maniera proprio semplice e tranquilla. Giovanna, te sei piccola, ma mi sembri già piuttosto esperta, eh? Come mai dobbiamo votare te, secondo te? Perché voglio portare qualcosa di nuovo, cioè qualcosa di mio che penso possa aiutare, cioè, non penso che quello che voglio dire alla gente possa aiutare molte persone. Cioè, spero di riuscire a fare questo. Quindi magari Sicuramente, mi sicuramente sì. votano qualcosina di più esce, quindi. Con la passione, sicuramente sì. Michael, te? Voglio votare Michael. Io spero che chi vota me è perché comunque riesco a trasmettere sia le emozioni che la passione, l'impegno che metto ogni giorno per la musica e per quello che scrivo, perché comunque quello che scrivo è tutto frutto del mio cuore, quindi metto me stesso davanti a tutti gli ascoltatori e sarebbe bello condividerlo con tutti loro. Michè. Beh, diciamo che essere votato, diciamo più che altro da parte di altri, insomma, comunque deve essere una cosa spontanea di quello che è l'ascolto, perché alla fine se la canzone arriva vuol dire che c'è qualcosa, diciamo, di positivo più che altro. Perciò, ripeto, anche in questo alla fine, ben venga, insomma, se le mie canzoni arrivano alla gente e comunque sia, diciamo, mi possono anche votare per questo più che altro. E ripeto, questo è il tutto. Questo è il senso. Sì, il senso, Francesca, sì. ci racconti le tue pagine social? Allora, io ho nel senso dove sono iscritta.
Sì, che pagine social hai? Sì, ho Facebook e Instagram perché, cioè, maggiormente uso Instagram perché comunque Facebook non è di mio grandissimo gradimento, però Instagram sono molto attiva. Ok, Michael? A me trovate il canale ufficiale di YouTube, Michael, scritto con la K come lo leggete, Michael Arcarisi, poi la pagina Instagram Michael.Arcarisi e la pagina ufficiale su Facebook Michael Arcarisi Official. Michael Arcarisi Official. Giovanna? Io sono su Facebook come Giovanna Nisi e su Instagram come Giovi trattino basso Nisi. E ho varie pagine che sfrutto magari per i miei libri e un po' per i miei disegni. Però quello ufficiale dove pubblico un po' di musica è Giovi Nisi. E Ok. su YouTube ho una pagina Giovanna Nisi. Bene. Michè, te? Io ho pubblicato la mia prima canzone, ho esagerato su Spotify, come Michè comunque. Poi comunque riguardante, diciamo, la pagina Facebook, uso comunque, ho una pagina comunque come Michè artista e comunque se si vuole ascoltare più, diciamo, roba, insomma, alla fine ce l'ho sulla mia pagina personale, Michele Cassatella. E poi comunque, vabbè, ci... Sì, su Facebook, sì, lì comunque c'è un po' di quello che sono, più che altro, dai, diciamo così. Poi, Ok. vabbè, su YouTube anche come Michè Cassatella e niente, Instagram, solite Instagram ce cose, l'hai? insomma. Sì, Instagram ce l'hai? anche. Come Te, Michè Michè? anche. Michè su Instagram. Allora, ragazzi, Sì. io vi dico grazie mille e spero di vedervi tutti in finale. Io sarò in finale Ma con voi speriamo. a giudicare, poi giudicare una parola brutta. Sarò insieme a voi a ascoltarvi, a passare una bella serata. E vi dico in bocca al lupo, rispondetemi insieme al lupo, come siamo agli orsi, ragazzi. Va Viva, bene? viva il lupo. Grazie, ciao. Grazie a te. Ciao. Ciao, buona serata. Ciao. Ciao.